presentato a Teramo il libro di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano, dal titolo «La magistratura e la società nell'era repubblicana». L'autore traccia un quadro ampio del difficile percorso di attuazione dei valori democratici nella magistratura e in ogni settore della vita sociale. Un'esperienza dura la sua, legata principalmente al fenomeno di Mani Pulite, uno spaccato di vita professionale che racconta in giro per l'Italia, soprattutto ai giovani. Quando lei racconta il ruolo della magistratura ai giovani, come glielo racconta? Io credo che si deve cercare di vedere che come la magistratura si è posta rispetto ai mutamenti della società italiana, che sono stati molto vorticosi, dal dopoguerra ad oggi, il miracolo economico, il grande cambiamento sociale, i cambiamenti della società dopo il 68 con i fenomeni tragici come il terrorismo, la mafia, sono tutti temi sui quali la magistratura inevitabilmente interviene e quindi è interessante ripercorrere che cosa è successo. Secondo lei i giovani che percezione hanno della magistratura? Beh, probabilmente la percezione è la percezione di un potere cattivo. La magistratura, la stato della giustizia è simboleggiata dalla bilancia ma anche dalla spada e alla fine certo la magistratura è anche la magistratura penale che reprime i reati, infligge delle pene, ma la magistratura è anche la magistratura civile che assicura i diritti e regola i conflitti che possono sorgere nella società. Il messaggio di questo libro qual è? Il messaggio dovrebbe essere questo, cerchiamo di rivedere che cosa è successo nel nostro paese, nella società e nella magistratura, nel bene e nel male, nelle pagine luminose e in quelle meno luminose o decisamente negative, magari per trarne qualche insegnamento per il futuro, ma soprattutto per una capacità di lettura dei fenomeni che avvengono. Per quanti anni lei è stato magistrato? Sono stato magistrato per quasi 45 anni, allora sì, l'università era più breve, si entrava in magistratura più rapidamente, quindi il percorso è stato molto lungo. E che percorso è stato? Sono stato dapprima giudice del Tribunale di Milano penale, poi magistrato di sorveglianza in applicazione della prima grande riforma penitenziaria del 1975, poi sono stato in Procura della Repubblica, in Procura Generale, sono stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura e poi ho chiuso la carriera come procuratore capo della Repubblica di Milano.